Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Come sottofondo oggi abbiamo un gameplay su Pearl Market, su Chainlink, la modalità introdotta ovviamente con l'ultimo DLC Dragonsteel. Ma oggi voglio parlarvi della logica dei mi piace e dei non mi piace su YouTube. Quando secondo me è giusto mettere mi piace e quando secondo me è giusto mettere non mi piace. E diciamo il modo giusto di farlo. Ecco, su YouTube capita spesso che ci siano i troll che vanno sul canale, dicono no, questo non gli metto non mi piace. C'è persino gente che si iscrive ai canali soltanto perché ogni volta che quella persona pubblica un video, loro così vedono che lui ha pubblicato un video e gli mettono non mi piace. E secondo me è una cosa bruttissima da fare, vabbè, non parliamone neanche. Poi c'è la gente che non mi piace e gli mette i video che effettivamente non gli piacciono. E hanno ragione a metterlo, però in certi casi secondo me bisogna anche dire il motivo, lasciare un commento, dire ehi guarda io ti ho messo non mi piace perché secondo me hai detto delle cose sbagliatissime, il tuo video è controproducente, non mi aiuta, non arrivi al punto, è montato male, così almeno la persona, lo youtuber, può nei prossimi video migliorare, dire ok ho sbagliato qua, queste persone hanno detto no. Non mi piace perché ho sbagliato questo e questa cosa cambierà in futuro. Così la qualità dei propri video vanno aumentando. Poi, ovviamente, si può anche mettere mi piace perché magari uno dice, ok, la tua opinione è diversa dalla mia, ma rispetto comunque la tua opinione e rispetto quello che hai detto, quindi ti metto mi piace perché? Perché hai detto delle cose completamente vere anche se la penso diversamente, non c'è nulla di sbagliato a dare ragione a qualcuno anche se ha delle idee diverse da noi. Almeno questo secondo me. Dare dei consigli a qualcuno sotto un video, correggerlo quando sbaglia qualcosa, è la cosa migliore che si possa fare. Perché anch'io vorrei che sempre quando sbaglio qualcosa o quando potrei migliorare sotto qualche aspetto, che voi mi lasciaste un commento sotto, ok? Non dico che dovete riempirmi di non mi piace, questo assolutamente no. Però ragazzi, se il video non vi piace, cliccate il pollicione in basso e ditemi però il motivo, perché non mi piace la gente che ad esempio vede il titolo del mio video sull'F2000, dove dico diverse volte che l'F2000 secondo me è un'arma inutile e quel video è stato frainteso da molta gente, ma quello è un tema completamente diverso. Se volete andatevelo a vedere nei commenti, spiego più e più volte quello che intendevo. In ogni caso, in quel video io dico che l'F2000 è inutile e nel titolo questa cosa è menzionata e tantissima gente passa da quel video soltanto per vedere perché questo dice che l'F2000 è inutile, è la mia arma preferita e poi mi mette non mi piace soltanto perché ho parlato male della loro arma. Soltanto che nel video dico più volte che è una mia opinione che sia così e che non è un'arma inutile perché è inutile, ma perché secondo me l'AK fa le stesse cose ma le fa meglio. Tema completamente diverso, se volete sapere di più al riguardo andatevi a vedere il video. Vi lascerò il link in descrizione. In ogni caso, ho avuto tantissime polemiche su quel video, anche di tantissima gente che ha detto io ti ho messo mi piace perché ho capito quello che hai detto, però comunque ti dico che secondo me non è così. Perfetto, a postissimo. E poi ci sono quelli che dicono no, io ti metto non mi piace perché sono un mucchio di stronzate e bla bla bla. Ragazzi, a me non interessa darvi informazioni false. Io quando faccio un video prima mi baso sulle cose che so per certo e quando so una cosa per certo ve la dico. Altrimenti tutto il resto delle cose sono mie opinioni. Con questo ho detto tutto sull'argomento mi piace, non mi piace. A questo punto vi invito a lasciare un mi piace perché ho detto mi piace così tante volte in questo video che non può non piacervi e di lasciare un commento qui sotto con detto dicendomi cosa devo migliorare secondo voi nei miei video? Una piccola critica che potrebbe comunque tornarmi utile. In ogni caso ci vediamo al prossimo video. Grazie per l'attenzione. Bella ragazzi, ciao.